Ciao a tutti, il tema di questo video è l'amore per se stessi che produce attrazione. E quindi è un legame, diciamo, che si crea tra la legge d'attrazione e l'autostima. Perché la legge d'attrazione funziona meglio se le persone amano se stesse? Come sviluppare quindi la legge d'attrazione per attrarre le persone che ci interessano partendo da se stessi? Perché spesso le persone credono che possiamo attrarre gli altri se interagiamo nel modo migliore con gli altri. Questo è anche vero, ovviamente, l'interazione con gli altri è molto importante per attrarre gli stili comunicativi, le capacità di persuadere, la capacità di coinvolgere è sicuramente fondamentale, ma tutto questo viene vanificato se non siamo in grado di attrarre noi stessi, saluto tutte le persone collegate, se non siamo in grado di attrarre noi stessi, se non siamo in grado di amare noi stessi. Questo è il punto fondamentale che genera la legge d'attrazione, perché la legge d'attrazione è fondamentalmente una legge di risonanza, per cui noi entriamo in risonanza con le vibrazioni che abbiamo e ci sono diverse motivazioni, sia di natura energetica, sia di altra natura, più psicologica. Dal punto di vista psicologico è ovvio che se una persona ama fortemente se stesso, saluto tutti che si collegati. Se uno ama fortemente se stesso, senza scendere, diciamo, in situazioni narcisistiche dove l'amore non diventa più amore, possiamo immaginare, diciamo, la capacità di amare e di amare noi stessi come un serbatoio. Questo serbatoio deve essere più o meno diviso equamente. Chi ha troppo pieno soltanto l'amore per se stesso sfocia nel narcisismo e quindi nell'incapacità di amare gli altri, e quindi fondamentalmente di non essere amato. Lo stesso discorso vale se, saluto tutti, Lucia, Sabri, lo stesso discorso vale per chi ama invece, è coinvolto eccessivamente dagli altri e non ama se stesso. Non riuscirà ad amare comunque. Questi due piatti devono essere più o meno equilibrati, l'amore per noi stessi e l'amore per gli altri. Ma l'autostima e la dignità personale sono i fari illuminanti, diciamo, della legge d'attrazione. Perché se una persona crede profondamente di non valere niente, emetterà questo tipo di vibrazioni energetiche. Vibrazioni energetiche sono reali, non sono fittizie. Uno dice cosa sono queste vibrazioni? Ma la fisica quantistica e le vibrazioni, pure la fisica classica, lo spiegano. Noi siamo fatti di energia. Purtroppo non ce ne rendiamo conto perché abbiamo dei sensi e i nostri sensi, anziché, come dire, aprirci uno squarcio sul mondo, chiudono perché i nostri sensi ci illudono di qualcosa che non esiste, ci illudono di avere una materia che in realtà è soltanto energia. E quindi abbiamo una frequenza, la nostra frequenza di risonanza, diciamo così, e la frequenza di risonanza dipende funzione dello stato interiore. Quindi variando lo stato interiore, varia la frequenza di risonanza, variando la frequenza di risonanza, ovviamente varia ciò che viene attirato, varia ciò con cui entriamo in contatto. Saluto anche Maria, Fabio e tutti gli altri, ciò con cui entriamo in contatto. E se vogliamo avere la capacità di vivere l'amore, la capacità di attrarre l'amore, la capacità di attrarre anche a livello generale le persone, quindi diventare dei poli di attrazione, dobbiamo iniziare a sviluppare la capacità di amare noi stessi, cioè dobbiamo in prima istanza attrarre noi stessi, dobbiamo essere in sintonia con noi stessi, perché se non riusciamo a fare questo, non riusciremo ad attrarre nessuno, pur conoscendo tutte le migliori strategie di seduzione, fondamentalmente, non serviranno a nulla, perché sarà come studiare le tecniche della balistica e avere la mano che trema, non servirà. E il connubio invece tra capacità di interagire con gli altri e amore per se stessi è ciò che sviluppa attrazione. E quindi perché entra proprio, come dire, in campo una legge fisica, che è la legge d'attrazione. Quindi non è soltanto un qualcosa di psicologico, di mentale, perché uno dice, se io, sicuramente c'è anche una componente psicologica e mentale, cioè se io ho amore per me stesso, sicuramente non mi svenderò alla prima offerente, diciamo, e sicuramente se ho amore per me stesso, come dire, certo, possono fregarmi una volta, nel senso che magari prendi una fregatura, però non è che questa fregatura la potrai nel tempo. Se una persona di fatto poi ti rendi conto che non ti dà nulla, la mandi a stendere fondamentalmente, mettendoci tutta la buona fede
e tutta la pazienza di questo mondo, però a un certo punto, se ti rendi conto che non ricevi, che le tue energie che dedichi a una persona in realtà non vengono minimamente contraccambiate, allora è il momento di mandarla a cagare, di mandarla a stendere, perché gli unici rapporti d'amore che funzionano sono quelli dove c'è uno scambio reciproco. Sono quelli più rari, perché di solito non c'è mai, cioè o raramente, diciamo, di solito ci sono sempre degli scambi a fase alterna, in cui o sempre uno è più coinvolto o l'altro è sempre meno coinvolto, oppure addirittura alle volte si ribaltano o si rigirano come frittate, ma uno scambio equo, che sarebbe l'essenza comunque della relazione che funziona, è difficile che si manifesti. E affinché si manifesti questo, dobbiamo essere equilibrati noi stessi, perché ciò che andiamo a vivere esternamente in realtà è uno specchio di ciò che siamo dentro. Quindi se dentro, diciamo, non abbiamo dignità e non abbiamo amore per noi stessi, incontreremo persone che calpesteranno la nostra dignità e che non ci faranno vivere l'amore. Questo è un dato di fatto. Quindi partire da se stessi. Approfondirò comunque questo tema. Adesso poi andremo avanti dopo, è solo un piccolo spot. Venerdì 21 ottobre a Torino, ore 20:45, all'Educatorio della Provvidenza in corso 3013, proprio un tema su come fare praticamente per amare se stessi e per farsi amare dagli altri. Quindi chi fosse interessato a partecipare trova le info nel box e comunque può contattarmi al 333 15 11 703 per tutte le info. Ma torniamo a bomba, diciamo, sul come mettere in atto questo, perché intanto una volta che abbiamo capito che per attrarre gli altri dobbiamo innanzitutto attrarre noi stessi, dobbiamo poi capire il secondo step e capire come fare senza scadere nel narcisismo. Un narcisista è quello che ama talmente se stesso che è come un buco nero, un narcisista, diciamo, non esce più nulla da lui, come dire, e quindi è in grado solo di assorbire, ma non è in grado di emettere nulla. Quindi, e questa è una condizione del narcisista visto come buco nero che è proprio calzante, perché il buco nero attira tutto dentro di sé, il narcisista attira l'esigenza di controllare e non lascia uscire nulla. E sono persone che, diciamo, anche manipolative, no? Persone che possono avere due, tre, quattro relazioni in piedi, ma senza effettivamente coinvolgersi con nessuno. Magari, che ne so, hanno la moglie che rappresenta la figura istituzionale alla quale sono legati, perché comunque anche il narcisista viene condizionato, diciamo così, per certi versi. Poi hanno una, due, tre amanti che a ruota, diciamo, cambiano fondamentalmente, che di fatto rappresentano, come dire, semplicemente un'esigenza narcisistica trasgressiva della loro capacità di sedurre ancora, no? E quindi chi cade in questa trappola, tra virgolette, perché poi nella trappola ci si cade, non è una trappola, e sono persone che hanno tutto sommato un basso livello di stima e di amore per se stessi, perché se avessero stima e un forte amore per se stessi, non avrebbero la possibilità. Alessandra mi dice: ah, ma vedo adesso, hai fatto il video per me? No, no. Beh, magari ci possono essere assonanze, non so, però avrebbero la capacità di venire fuori da questa situazione, avrebbero la capacità di perlomeno eliminare il coinvolgimento, perché uno poi può decidere quello che vuole, no? Uno può decidere di avere una storia basata soltanto sul sesso, basato su quello che vuole, ma non ci deve essere di mezzo il coinvolgimento, perché nel momento in cui c'è di mezzo il coinvolgimento si inizia a soffrire fondamentalmente, e quindi nel momento in cui si inizia a soffrire e si resta vincolati comunque in quella relazione, ecco che istantaneamente si abbassa l'autostima, perché il nostro cervello capisce i comportamenti, cioè se io sto con una o con uno che, come dire, mi condivide con tanti altri, adesso questo qua è per fare un esempio, se non ne sono coinvolto non c'è nessun problema, nel senso che amici come prima, adesso non vorrei usare termini volgari, però per dire può anche andarsi a far scopare dai cani quando non sta con me, per usare un termine non proprio oxfordiano e che non me ne frega nulla fondamentalmente, ma se invece, come dire, una persona ci tiene, una persona è coinvolta, e beh, insomma, con la condivisione non è mai una cosa piacevole. Quindi, o riesci a decoinvolgerti comunque, e quindi
che si vada a far scopare dei cani o dei gatti, diciamo, o degli stalloni, non te ne frega niente, oppure inizia a soffrire. E nel momento in cui inizia a soffrire, vivrai una cosa che, diciamo, si chiama abbassamento della stima. Abbassamento della stima, abbassamento della dignità. E allora cosa succede? Succede perché se tu accetti la sofferenza, se tu mandi a cagare, no. Cioè, se tu nel momento in cui soffri mandi a stendere, allora no. Però è ovvio che uno se è coinvolto non riesce a mandare a stendere. Bisogna imparare, diciamo, a decoinvolgersi fondamentalmente. Questo è fondamentale perché di fatto la cosa fondamentale è amare chi ci ama. Questo è, diciamo, l'essenza. Oppure non amare chi non ci ama, va bene lo stesso. Cioè, nel senso che le relazioni funzionano sempre quando sono paritarie, no? Se uno dice siamo tromb'amici, quando ci si vede si fa qualcosa, se non ci si vede non si fa, ma nessuno soffre quando l'altra persona non c'è, quando l'altra persona sta con quell'altro, sta col marito, sta con la moglie, sta con l'amante, sta con chi cavolo vuole, diciamo. E allora, questo è importante che la cosa fondamentale, diciamo, per vivere bene le relazioni, fondamentalmente, e per amare se stessi, è equilibrare la relazione. Cioè, se tu mi dai X, io ti darò X, non ti darò 2X, 3X, 4X, 5X, 6X. No, mi calibrerò esattamente su quanto tu riesci a darmi. Cioè, io posso provare ad offrirti di più, ma se quando ti offro di più non ricevo, diciamo, nulla in cambio, devo riscendere verso il basso. Ma non soltanto da un punto di vista pratico, perché il punto di vista pratico, tutto sommato, è quello minoritario, soprattutto da un punto di vista mentale. Cioè, devo livellare, tra virgolette, il livellamento, livellare il mio coinvolgimento sull'altro. Non posso, certo che è un processo, non è che uno schiocca le dita e dice fino a ieri l'amavo follemente e da oggi me ne fotto. Non accade questo. Però bisogna far sì che possa accadere, far sì che noi dobbiamo essere in grado. E questo cosa può garantircelo? Può garantircelo soltanto la stima per noi stessi, soltanto l'amore per noi stessi, non c'è nient'altro che ci può garantire qualche cosa se non l'amore per noi stessi. E l'amore per noi stessi e la salvaguardia della dignità è quello che ci consente di calibrare il coinvolgimento che abbiamo nei confronti di una persona. Questo è fondamentale perché altrimenti si creano situazioni squilibrate. Invece, quando le situazioni sono equilibrate, le cose funzionano sempre meglio in un senso e nell'altro. Tutto si impara, dice Sabri, è vero, tutto si impara e si impara anche questo. È importante riuscire a calibrarsi sull'altra persona. Cioè io posso anche manifestare, posso anche offrire qualcosa, ma se poi dall'altra parte, cioè, come dire, c'è un contenitore vuoto o un contenitore bucato che io offro e dall'altra parte esce, oppure un contenitore inquinato che io offro, amore, viene inquinato e esce merda, diciamo così, oppure un contenitore girato per cui offro viene recepito nulla, devo smettere, devo riequilibrare. Nel momento in cui riequilibro le relazioni funzionano, funzionano sempre perché due che sono trombamici si vedono per quello, ma è importante che nessuno dei due sia coinvolto, più di quello che è coinvolto l'altro fondamentalmente, o perlomeno voi non dovete essere più coinvolti di quanto è coinvolto l'altro, perché anche se uno parte inizialmente più coinvolto deve avere la capacità di fare retromarcia. Altrimenti succede che si genera sofferenza. Questo è matematico. Diciamo, quando una persona è più coinvolta di un'altra e riceve di meno dall'altra persona di quanto dà, è matematico che soffre. Ma perché soffre la parte logica? Perché la parte logica non è stupida. Beh, come dire, per la parte logica 2 più 2 fa sempre 4 e solo 4, non la puoi prendere per il culo, dire, cioè, come dire. 2 più 2 fa 7, no, 2 più 2 fa 4. È la parte emotiva che si mangia anche queste cose avvelenate, però è la parte logica quella che soffre, perché la parte emotiva non conosce la sofferenza fondamentalmente. E quindi questo è fondamentale, questa capacità è fondamentale. Verrà analizzata molto bene come fare tutto questo in questo seminario che terrò a Torino venerdì 21 ottobre alle ore 21. Alle ore 20:45, scusate, all'Educatore della Provvidenza in corso 3013, troverete le info nel box e comunque chi fosse interessato, il numero di riferimento è 333 15 11 703, dove parlerò proprio come gestire il proprio coinvolgimento ed essere in grado di abbassare il livello di coinvolgimento quando
le cose non girano, quando le cose non funzionano, quando riceviamo di meno di quanto diamo. E se non riusciamo, quindi una soluzione esiste sempre, cioè se non esiste la soluzione logica di coinvolgere di più l'altra persona, esiste sempre la soluzione analogica di decoinvolgere mio. Monica mi dice non sempre, certo che si possono, non si tratta di controllare, si tratta di gestire. Se tu dai le perle ai porci, dopo un po' devi avere la capacità di togliere le ste perle, se non ce l'hai vivrai della sofferenza e ti godrai di quella sofferenza. E il modo è quello proprio di, in questo caso, stimolare quella parte narcisistica che abbiamo dentro di noi, dargli anche uno stimolo in più, cioè stimolare quella parte che tutti noi abbiamo, che non va sviluppata eccessivamente, ma dentro di noi, dentro ognuno di noi, esiste il narcisismo primario, che è, come dire, la capacità di amare se stessi fondamentalmente. Non deve essere sviluppata in modo smodato, ma deve essere sviluppata in modo sufficiente per evitare situazioni in cui dai senza ricevere, perché a livello di affetto, a livello di sentimenti, a livello di disponibilità, a livello di presenza, ripeto, non è un qualcosa che accade istantaneamente, se non sei stato in grado prima per qualche motivo di, magari sei stato agganciato su un imprinting, sei stato agganciato su una situazione di questo genere. Però allora devi imparare, diciamo, a gestire questa tua parte, a gestirla. Ed è un processo che ti potrà portare a raggiungere risultati insperati nella tua vita, perché una volta imparato il meccanismo è come andare in bicicletta, non te lo dimentichi più. E quindi vale la pena lavorare su questo. Lavorare sulla capacità di alzare e abbassare il livello di coinvolgimento. In alcuni casi serve anche alzarlo, perché se vedi, reputi che quella lì è la persona giusta per te e ti senti magari emotivamente un po' poco coinvolto, allora è meglio dare un improvement, un miglioramento alla tua parte emotiva, perché non va neanche bene quando tu non sei coinvolto e l'altro è coinvolto eccessivamente e quindi diciamo si crea un rapporto squilibrato dall'altra parte, ma tu non ne godi. Diciamo così, non ti godi il pathos, perché poi per essere coinvolti bisogna, è bello anche godersi il pathos, godersi l'innamoramento. Allora, in questi casi devi dare un po' di più, perché dedicando un po' più di energie automaticamente aumenterai il livello di coinvolgimento verso quella persona, perché noi ci coinvolgiamo su chi dedichiamo energie fondamentalmente. Se invece hai la possibilità, se invece c'è la situazione contraria in cui tu sei maggiormente coinvolto e quell'altra persona è meno coinvolta di te, quindi c'è uno squilibrio da questa parte, è un po' più difficile, però si può imparare attraverso un percorso ad abbassare il tuo livello di coinvolgimento. Quindi dicevo, se non riesci a alzare il suo livello di coinvolgimento dell'altra persona, quindi che sarebbe la soluzione più logica, diciamo, livellare dall'altra parte, livelli abbassando il tuo, e questo puoi farlo sempre. Perché? Aumentare il livello di coinvolgimento dell'altro comunque implica, comunque c'è sempre un'altra persona di mezzo. Poi non sai che situazione vive l'altra persona, magari l'altra persona ha moglie, amante, e che ne so, e figli e coso, diventa difficile, no? Se tu sei l'amante e quello è sposato, per fare un esempio, magari c'è pure un'altra amante, beh, ti vai a scontrare, entri, diciamo, in una situazione in cui ci sono molti attori di mezzo, per cui non è detto che sia sempre possibile alzare il tuo livello di coinvolgimento. Però invece abbassare il tuo livello di coinvolgimento invece è sempre possibile perché sei solo, cioè dipende solo da te. E come devi fare? Beh, le modalità sono tante. Il punto fondamentale è quello dell'autostima e della dignità, cioè sto salutando Alessandra, devi partire dalla dignità per te stesso, per te stessa, e dall'autostima per te stesso. Quindi devi fare degli atti d'amore verso di te, fondamentalmente. Questa è la cosa fondamentale. E devi innalzare il tuo livello di dignità, che come fai? Beh, mandala a cagare. Cioè, nel momento in cui tu la mandi a cagare, sì che dici, io, è una cosa che non farei mai, fallo. Nel momento in cui gli dici, questa sera io non sono disponibile, a me ne fotto, fai che cazzo vuoi, non mi interessa, vatti a far scopare dai cani o dai gatti, fai quello che vuoi, non me ne frega un cazzo. Nel momento in cui tu riesci a esternare questa cosa, già solo esternarla, la tua dignità prende il sopravvento. È perché come se stessi comunicando alla tua parte emotiva
ormai il gioco è finito, cioè, come dire, l'incantesimo si è rotto, per cui non sei più disponibile, come dire, a prendere lucciole per lanterne, non sei più disponibile a vedere quello che non esiste, perché di solito quando noi ci coinvolgiamo con qualcuno che non ci dà in cambio nulla è perché vediamo i fantasmi, fondamentalmente, vediamo situazioni che non esistono e questo è il discorso fondamentale. E quindi ci creiamo una realtà virtuale che non ha niente di reale, perché di fatto non ha niente di reale, però noi ci crediamo a quella realtà lì e quindi ne siamo, tra virgolette, soggiogati, siamo sotto incantesimo fondamentalmente. Nel momento in cui tu diventi mandi a cagare fondamentalmente, vai a, diciamo, a rompere l'incantesimo. E quindi, come dice il titolo di questo video, l'amore per se stessi produce attrazione, perché nel momento in cui tu riesci a recuperare l'amore per te stesso, riesci automaticamente a produrre attrazione. È anche un'attrazione molto forte. E questo è fondamentale farlo. Questo concetto lo spiegherò molto bene venerdì 21 ottobre a Torino alle 20:45 all'Educatore della Provvidenza in corso 3013. Chi fosse interessato trova le info nel box e comunque può contattarmi al numero 333 15 11 703. Quindi questi sono i meccanismi, diciamo, che governano l'amore per se stessi e l'amore per gli altri fondamentalmente. E la capacità di livellare è fondamentale, se no resti abbindolato o abbindolata, tra virgolette, in relazioni dove riceverai molto meno di quello che dai. E ripeto, il concetto di fondo è che quando tu ricevi molto meno di quello che dai, inizi a soffrire. Questa è la matematica, diciamo, come dire, è la legge gravitazionale delle relazioni. Inizia a soffrire e nel momento in cui tu accetti la sofferenza, cioè non mandi a fanculo praticamente, oppure non dici, senti, vai pure da che cazzo vuoi, ti fai scopare dei cani, io andrò a scoparmi le cagne, tra virgolette, o qualcosa del genere. E nel momento in cui tu non riesci a fare questo, allora la sofferenza si amplifica, la sofferenza si moltiplica e questa sofferenza ti abbassa la dignità, ti abbassa la stima, abbassa l'amore che hai per te stesso. E quindi entri in un loop, nefasto, diciamo così, in cui mangi merda fondamentalmente, però in una fase pura delirante per cui la merda la trovi pure buona. Il problema è quello, la trovi buona e poi ti manca la merda, cioè il discorso di fondo è quello, arrivi a far sì che la merda ti manca. E quindi se questo succede, quando ti manca la merda, diciamo così, sei proprio del gatto, insomma, perché faranno di te polpette fondamentalmente. Quindi si recupera tutto questo risalendo la china, diciamo così, partendo dalla dignità per se stessi e dall'amore per se stessi. Quindi devi fare degli atti d'amore per se stesso, per te stesso, per te stessa, salvaguardando la dignità. Come? Beh, mandando, diciamo così, non essendo più dipendente, anche se hai tanta voglia di vedere quella persona, che però ti fa, come ti fa questo, e dici, beh, adesso che vuoi stare con me, ma vai pure con tuo marito, che cazzo vuoi da me? Cioè, fondamentalmente, ripeto, richiede un certo lavoro per fare tutto questo. Però, fondamentalmente, quando poi riesci a metterlo in atto, senti una bella carica di energia che ti prende, senti nuovi stimoli e ti senti meglio oggettivamente. Ti senti molto meglio perché non hai più questi blocchi, non hai più questi vincoli e puoi veramente viverti bene la vita. Tutto questo lo approfondirò venerdì 21 ottobre, faccio l'ultimo spot a Torino, ore 20:45, Educatore della Provvidenza, corso 3013. Chi fosse interessato trova nel box, diciamo, le info e comunque il numero di riferimento è 333 15 11 703. Quindi amare se stessi per attrarre gli altri è la cosa fondamentale, salvaguardando appunto la dignità. Questo è il concetto di fondo e imparando a livellare il livello di coinvolgimento, mai superiore a quello dell'altro. Per questo video è tutto, saluto tutti e ciao a tutti quelli che mi hanno seguito, non ho salutato tutti, ma un po' di persone sì. Ciao a tutti.